Enogastronomia, arte, storia, natura e cultura. Taglio del nastro domenica scorsa per Cartoceto dopo il festival, la 46esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva organizzata dal comune di Cartoceto e dalla Proloco cittadina. Nonostante il forte vento è stata registrata una buona affluenza di visitatori provenienti anche da fuori regione, con prevalenza dall'Umbria, dall'Emilia Romagna e dalla Toscana. Se gli amanti dell'eccellenza agroalimentare si sono riversati, come da tradizione, in piazza Garibaldi per acquistare olio, olive, vino e conserve negli stand dei produttori del consorzio DOP Cartoceto e in via Umberto I per il mercatino alimentare a chilometro zero, curiosi e amanti della buona musica e della cucina hanno affollato il festival e vari eventi in programma. Ricche di quelli che sono i nostri prodotti dell'agroalimentare d'eccellenza, primo veramente fra tutti l'olio DOP Cartoceto, ricordiamo essere l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche. Cartoceto è il comune capofila dell'areale, ma è un areale che ricomprende anche, ricordiamo sempre, i territori dei comuni di Fano, di Monbaroccio e parte di Colli al Metauro, un patrimonio agronomico e agroalimentare davvero molto molto ricco e importante, e che per il festival, la 46esima edizione, quindi quasi mezzo secolo di storia, fa coppia insieme alle tante iniziative, attività, intrattenimenti di carattere artistico-culturale, soprattutto quelli all'interno del Teatro del Trionfo, che anche quest'anno hanno fatto il sold out. Al taglio del nastro, seguito dall'esibizione del corpo bandistico di Cartoceto, erano presenti i sindaci o loro delegati dei comuni dell'areale di produzione della DOP Cartoceto e dei comuni delle altre DOP della provincia di Pesaro Urbino, nonché autorità militari, civili e religiose e i principali partner del festival. Un'atmosfera esplosiva e di festa si è respirata in lungo e largo per tutto il borgo, dove non sono mancate esibizioni musicali, spettacoli per bambini, degustazioni di piatti preparati da 3 chef marchigiani e una degustazione guidata dei vini del territorio. E poi le mostre degli artisti locali, il moto incontro delle Harley Davidson, i sentieri verdi in bici e a piedi e il primo giro dei Frantoi, una competizione podistica non agonistica e camminata che hanno interessato i tanti viandanti innamorati del territorio ed entusiasti della visita ai Frantoi. Dunque una prima giornata davvero ricca di iniziative e di proposte. Ora fare puntati sulla seconda data, domenica 12 novembre.